Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolotti, uno su Yokai Watch 2 Psicospettri. Si continua con il cercare gli altri spettrali e sono raffreddatissimo, quindi meglio che ci diamo una mossa perché davvero tutto ciò che vorrei è non registrare, ma poi mi si accavallerebbero un sacco di video da fare all'ultimo momento e quindi mi tocca per forza registrare anche se sono raffreddato e non c'ho voglia minimamente di lavorare ai video. Ad ogni modo, bisogna fare quello che bisogna fare. E oggi andiamo a prendere Pestifero. Pestifero si trova ovviamente a Piana Ciabatta. Piana Ciabatta non esiste più nel presente, ma si chiama Campo Fiori, o meglio, Campo con i Fiori più o meno, una cosa del genere. E dove c'è l'Inferno Infinito, ci teletrasportiamo all'Inferno Infinito, usciamo, andiamo tutta quanta a sinistra e c'è Pestifero. Siete venuti a ridere di me? A godervi il fatto che sono qui tutto solo? Sì, Pestifero. Andiamo direttamente al punto. No, Dekadama ci ha chiesto di venire qui ad aiutarti, a dire il vero. Squit! Che avrebbe fatto, padrone Dekadama? Non fatemi ridere. È la verità, è rinata. Si potrebbe dire che abbia voltato pagina. Oh, beh, allora c'è qualcosa che dovrei dirvi, mi ascolterete? Certo, Pestifera. Dimmi tutto. Sai come noi cinque yokai spettrali diretti siamo stati creati? Sì. Accennato che siete nati dal suo cuore, ma tutti quanti così devo fare? Già, Damana fu imprigionata per crimini, ok? La tristezza che provò l'idea di non rivedere mai più il suo amato? Beh, quella tristezza prese forma e così nacqui io. Capisco, quindi Dekadama per te è come una madre, giusto? Sì, ma quel che dite è vero, quella Dekadama non esiste più. Che farà ora? Forza, Pestifero, che ne diresti di diventare mio amico? Amici, tu e io? Non è che pensi sarebbe un problema, vero? No, niente del genere, solo che io non voglio avere amici. Ah, oh, che peccato. Beh, allora andiamo a casa, Andrea. Aspettate, aspettate un attimo. Che c'è? Beh, voglio dire, se proprio ci tenete così tanto a diventare amici, non vi spiacerebbe una piccola prova, vero? Mi capita così poco di divertirmi. Una prova? Che tipo di prova? Una battaglia. Se riuscite a battermi, beh, diventerò vostro amico, immagino. Vi do anche la possibilità di prepararvi per bene, tanto non ho altro da fare. Possiamo anche combattere subito se vuoi. Sì, combattiamo. Comincia la prova, Squid! Ok, quindi se ti sconfiggo in una battaglia diventerai mio amico? Ah, amico, che parola meravigliosa! Amico! Lo sai che possiamo sentirti, vero? Stai parlando a voce alta. In realtà vuoi davvero degli amici, eh? La verità viene a galla. Come? No, no, per niente. Chi mi avrebbe degli amici? Iniziamo la prova e basta. Pronti? Via! Pestifero, caro, cos'è che ti piace? Ti piace lo snack? Ti piace? Snack goloso? Patata a formaggio? Non ce n'ho di altre, sinceramente. Diamogli questa, allora. Andiamo con l'Energy Max. E va bene. Ok. Non riuscivo a fare segno bene. Ad ogni modo, come ho detto nello scorso video, vabbè, se diventano amici subito mi fa piacere, però se non lo diventano non è un grande problema. L'unica cosa è che mi rimane la missione in sospeso perché tutti quanti gli yokai spettrali sono piccole missioni da fare. E quindi sinceramente rimanere con questo tipo di missioni in sospeso mi dà un po' fastidio. Non tutte le missioni, ma solo questa purtroppo. Quelle di questo genere, sì. Dammi il cuore, dammi il cuore. Non so cosa mi abbia dato. Se riusciamo a incantarlo, non ci riusciamo. Peccato, peccato. Però, se ho un po' di fortuna. Amuleto galattico. No! Ci ho sperato fino all'ultimo. Vabbè, dai. Squid, squid. Wow, siete davvero forti. Beh, non per niente avete battuto Dekadama, no? Già, comunque sono felice che ora siamo amici. No, non posso. Per superare la mia prova, non serve più che una sola vittoria. Sfidatemi di nuovo. La nostra amicizia si infonderà su questi ricordi. Ok. Mi sembra che tu stia solo trovando delle scuse nemmeno credibili. Comunque, per oggi è tutto. Tornate più tardi e sostenete di nuovo la prova. Per oggi è tutto. Davvero è tutto per oggi. Ok, scusatemi, scendiamo. Ok, il prossimo. Io direi di andare con quello che si trova al lago. O meglio, in realtà si trova al museo del laghetto zucca, a dire il vero.
Ovviamente siamo sempre di notte perché sennò gli spettrali non appaiono di giorno. Dobbiamo andare sopra. Però di preciso non so bene. Ah, eccolo. Cattivic. Io sono Cattivic, il più potente degli yokai spettrali d'élite. Ne siamo ben consapevoli, perciò siamo qui per incontrarti. Ah, sapete già chi sono? Come? Non ti ricordi di noi? Ti abbiamo combattuto 60 anni fa? Superfluo, ho molti piani da portare a termine, ok? Anche la sua memoria è cattiva. Dekadama ci ha chiesto di venire qui ad aiutarti. Dekadama? Oh, ovviamente si ricorda di Dekadama, ma non di noi. Ehi, ho una storia su me, Dekadama, volete sentirla? Sì, però veloce. Certo, racconta. Ok, sono Dekadama, c'è andato questo cuore. Crimine. Quando capì che non sarebbe mai più uscita, cadde nella disperazione, e da quella disperazione nacqui io. Oh. Che fare? Beh, potreste diventare miei amici, eh? Tuo amico? Sì, certo, perché no? Eh? Non sei lo yokai spettrale? E ti va bene se diventiamo amici? Oh, giusto. Whisper, e dai! Forse avrei dovuto tenere chiusa la bocca. Oh, beh, troppo tardi. Sembra che diventiamo amici, devi prima assaggiare la mia potenza. Se vinci, sarà tuo amico. Ecco, affare fatto. Ci stai? Ok, affare fatto. Preparati a tornare da me. Coraggio! Ok. Tutto pronto per la battaglia, certo. Sì, cara battaglia, benissimo. Ottimo, ti mostra tutta la mia potenza. Vai, libera la cattiveria. C'è via libera. Ah. Accidenti. Mal difesa. Ah, beh, si aumenta la difesa. Voglio dirvi una piccola cosina che sinceramente mi interessa in minima parte. Non so se voi avete mai provato uno spettrale in battaglia. A parte Nihilo, io non li userei mai in battaglia. Non sono granché buoni alla fin fine. Ah, questo vuole la carne. Manzo prelibato, zio. Servono gli yokai che attaccano. Vabbè, quello Shogunyan era un po' particolare, dai. Oh mio Dio, Shogunyan! Cosa è successo? Con un solo attacco, mamma mia! Ah, però se però manca, perché no? Perché se prende fa male, ho visto. Ok, andiamo così. Tè dell'anima, ok. Dai, Homblu. Ok. Dammi il cuore, dammi. Non voglio i soldi, voglio il cuore. I soldi ce l'ho di roba da vendere per fare un po' di soldi. Dovrebbe essere andato? Sì, è andato. Ok, e anche questo è fatto. No, non diventa amico. Ok. Niente male, ragazzino. Allora, diventiamo amici adesso? No, però no, voglio combattere ancora. Come? Sei serio? Si è ricordato che dovrà combattere e si è dimenticato perché siamo qui. Torna ad affrontarmi domani. Io non mancherò. Tu ci sarai? Cioè, se mi va di affrontarti perché davvero sto influenzato da far paura. Ok. E ora l'ultimo Confundor che si trova all'ospedale. Quindi devo andare qui. Sì, qui dentro. Confundor poi è un po' particolare da trovare perché io sinceramente non sapevo una cosa che ho scoperto solo quando ho fatto poi la missione di trovare tutte quante le pagine del diario del dottor Frank. E non sapevo che si potesse fare una certa cosa, ovvero salire da qua. Cioè, si può salire da qui. Io non lo sapevo sta cosa. Quando ho fatto le pagine del diario del dottor Frank, ho detto ma non c'è un modo per salire? Poi guarda un po'. Oh, c'è una liana qui. Che casualità. Sali, sai, Nathan, su, dai. Da bravo, così. E si può entrare di qua.
mi sembra che la pagina stia in questa stanza qui o qui dentro, non mi ricordo di preciso. Ad ogni modo ci vuole il rango B per aprire la porta qui, però può, si può andare a prendere l'altra pagina. Ed ecco Confundor, questo qui, ricordate la voce strana che gli ho dato? Oh, delle facce familiari, mi è passato di tempo, tipo 60 anni? Confundor, a dire la verità, fammi indovinare, da che tempo vuole che aiutino io che aspetterei delitto? come lo sai? Un gioco da ragazzi. Posso leggervi come libri aperti, bazzeccole. Decadamo è collegata a noi che aspetterai d'elite, sapete? Ok, ti ascolterò. Ok, dimmi tutto. Sì, siamo tenuti al mondo, fatto che siete da cuore. Venete da umana, Decadamo era stata imprigionata ingiustamente, costretta in carcere per il crimine di un altro, perse fiducia nell'umanità. Da quella sfiducia ho preso forma io. Tutte le mie invenzioni, come da Ruby Incanto, erano per Decadamo. Ma ora lei non esiste più e noi di Elite non siamo più necessari. Senza i suoi scopi a guida delle mie azioni, vivo un bel dilemma. Che fare? Potresti diventare mio amico, Confundor. Scusami, perdonami, non ti seguo. Forse ho sentito male. Hai detto amico? Un Rio Caspetra è un essere umano. Come potremmo? Huh? Ma sì, ora che ci penso, potrebbe essere interessante. Interessante, dici? Quindi ti rende... Mamma mia. Yokai umani costruiscono l'amicizia forgiandola in battaglia. L'amicizia tra un umano e un yokai spettrale dovrebbe essere uguale. Quindi se la mia ipotesi è corretta dovremmo stabilire un metodo di prova. Ipotesi, metodo? Non stai analizzando l'amicizia un po' troppo? Secondo i miei studi il primo passo è conoscersi a vicenda. Ah, non potremmo parlarne prima che la situazione ci sfugga di mano? Dunque, anzitutto suppongo dovremmo conoscerci con una battaglia. Perché non mi ascolta mai nessuno? Scusami! Bene, definite le vostre metodologie di battaglia, poi via all'esperimento. Metodologie. Ma termini un pochino più umani, Confundor? Oh, che l'esperimento cominci. Aspetta un secondo, Confundor, se... Voglio dire, quando vinciamo, diventerai davvero mio amico? Immagino, dipende da quanto ti impegni. Cominci l'esperimento. Cosa mangi tu? Verdura, so che mangia la verdura. No, zuppa Oden. Ma dai. Guarda caso ne ho... No, ho gli spaghetti soba. Quindi daikon uovo sodo, non lo so. Sì, roba Oden, insomma, dai. La famiglia degli Oden è quella. Ah, non fa male Confundor. Non è questo, è questo. Badalama! Yatta! Ah, Confundor non è particolarmente forte, eh. Mi sa che Pestifero è più forte di Confundor, eh. Vabbè, è andata. Homblu? Ecco, grazie Homblu, grazie. Grazie Homblu. Diventerà mio amico Confundor, me lo sento. Me lo sento, dai. Sì, dai, andiamo avanti. No, peccato. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Quindi ora diventerai mio amico, giusto? Dati insufficienti. I risultati potrebbero essere fortuiti. Bisogna fare altri test. Perché i risultati siano accettabili, è necessario che siano riproducibili. E che vuol dire altri esperimenti più tardi? Ora riposati, poi ricominceremo. Eh sì, ricominceremo, certo che ricominceremo. Ma magari un altro giorno. Bene, dunque, questo conclude la serie di video con gli yokai spettrali. Quindi, accidenti ragazzi, se riesco domani vi porto un altro video. Dovrei essermi rimesso, comunque sia. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo sperando domani con un nuovo video. Bye bye!